Allora Gigi, è arrivata la vittoria nella partita, il Parma è sereno, però con un turno in meno adesso ci sono questi 4 punti che psicologicamente possono forse condizionare. Ma io sono più da non guardare gli altri, nel senso che noi dobbiamo andare avanti per il nostro percorso, non lasciandoci condizionare da quelle che sono le cose che non interessano a noi. Il nostro obiettivo ce l'abbiamo ben di fronte, di davanti, dobbiamo portarlo avanti giorno dopo giorno. È chiaro che quelli dietro stanno facendo il loro campionato, stanno premendo, è giusto che sia così. Però la cosa importante è che noi continuiamo. Ma continuiamo con un atteggiamento da squadra. Ho sempre detto che finché ogni singolo giocatore si mette a disposizione della squadra non avremo problemi. Questo deve essere il nostro, da qui alla fine, il nostro modo di pensare, mettendo da parte quelle che possono essere esigenze personali. Dobbiamo pensare esclusivamente alla squadra. Perché attraverso questo percorso che siamo arrivati, e ora ancora di più serve questo. Potrebbe condizionare invece la gara dell'andata, che ha lasciato degli strascichi immediati, mi riferisco agli infortuni di Longobardi, ma forse ha lasciato anche degli strascichi mentali, tra virgolette, un po' di rabbia. Ma sicuramente l'andata ha lasciato tanta rabbia, ecco, per quegli episodi che hai elencato te, anche per le espulsioni, anche per come è andata la gara. Ma questo ci deve fare tesoro, anche perché abbiamo avuto altre gare precedenti contro il Mezzanara, l'andata la stessa cosa. Troveremo squadre che comunque utilizzeranno mezzi leciti e anche porti illeciti, come è accaduto, o anche situazioni che non sono secondo quelle che vogliamo noi. Il nostro dovere è quello di continuare a giocare, nel senso che abbiamo il dovere, abbiamo l'obbligo di giocare sapendo che ci possono essere queste situazioni, dobbiamo essere più forti di queste situazioni, di questi eventi, di questi episodi che possono cadere in campo, che fanno parte del gioco del calcio, nel senso che ci sono situazioni in cui magari tutto va bene, tutto va male, perché magari non riusciamo a fare gol, non riesce a fare. Questo non deve condizionarci. Noi abbiamo l'obiettivo davanti, deve essere quello lì da portare avanti, andando anche contro queste difficoltà che fanno parte del gioco del calcio. Il rombo che abbiamo visto contro i Lentigioni si potrebbe rivedere già domani? Potrebbe essere un'ipotesi. Dovrebbe essere un'ipotesi perché comunque mi dà opportunità e variazioni anche nel modo di stare in campo e posso anche sfruttare maggiori qualità degli interpreti che poi vado a chiamare. Riguarda invece le condizioni della squadra, Messina ha avuto un problema. Settimana sera disponibile. Messina ha avuto sì, questo problema, ha preso una botta, un bambino che poi gli ha creato problemi in un'altra gamba. Non è a posto, cioè nel senso che lui si è allenato oggi, non ha fatto niente ieri, ha fatto differenziato come ha fatto anche l'altro ieri, però è a disposizione. Tra l'altro adesso sono un po' quasi tutte a disposizione, nel senso che Longobardi credo ormai sia pronto per partire anche dal primo minuto. Lauria, anche lui scarti, c'è Guasto, c'è Baraglia, c'è Melandri. Infatti, ma visto che sia così, ragazzi, come ho detto altre volte, attraverso la competizione che viene creata negli allenamenti, nelle gare, durante gli allenamenti, sono questi che poi mi permettono, attraverso l'impegno che mettono e la loro partecipazione, ecco, a quello che vado a chiedere. Poi sono chiamato a fare le scelte, a volte dolorose, a volte facilitate, a seconda di quelli che sono poi, ripeto, gli atteggiamenti che hanno in campo, nella mente, ripeto. Questa è un po' la mia difficoltà, che ho sempre detto a loro che voglio avere, non voglio avere la facilità nelle scelte, ma voglio avere le difficoltà perché queste mi permettono innanzitutto di alzare il livello di competizione e anche dare in modo a loro di migliorarsi, che
che se non danno per scontato di giocare, perché ripeto, le scelte che vado a fare ci sono tante componenti, non è soltanto l'impegno che ci mettono, ma sono tanti i parametri, anche per il modo di giocare, anche per come stare in campo, per come si relaziona con la squadra e per la squadra, si giocano con la squadra e per la squadra, sono tante componenti che, ripeto, questi parametri mi servono poi per metterli pronti perlomeno in gara. Ecco, a proposito di uno di questi, ovvero Lauria, ci sono tanti giocatori in attacco, abbiamo detto, tante soluzioni, tanti giocatori anche sanno essere imprevedibili, ma quell'imprevedibilità che può anche portare Lauria, quanto è mancata al Parma in questo mese e mezzo, due, tre, quattro? Ma l'imprevedibilità è chiaro che era una componente importante del calciatore, l'imprevedibilità. Però probabilmente guardando le gare probabilmente si è mancata forse la lucidità che nella prevedibilità, nel capitalizzare quelle occasioni che abbiamo avute, forse quel cinismo che ho sempre sottolineato anche domenica dopo la gara, dobbiamo trovare quel cinismo, quella determinazione nel voler raggiungere l'obiettivo, ripeto, attraverso però un gioco di squadra, perché la cosa pericolosa che può nascere, il fatto che ognuno comincia a pensare di poter risolvere, ognuno può pensare di prendere su dei pesi che non ha le possibilità, non ha le capacità, non è magari il suo ruolo. Il suo ruolo è capire che viene prima la squadra, accettare anche i propri limiti e mettersi a disposizione la squadra. Questo penso che sia una componente importantissima, proprio perché analizzando un po' l'annata in questo periodo e vedendo la squadra, non deve venire mai meno questo. Il senso di squadra, il senso del collettivo sono troppo più importanti che non del singolo giocatore. Questo magari lo dico perché comunque è una componente troppo importante, prendo come esempio la Roma che Spalletti è stato bravo, al di là delle polemiche che possono nascere nell'escludere un giocatore importantissimo come Totti, però ha fatto capire che se c'è il senso di appartenenza, il senso di squadra, al di là, ripeto, che non sono dentro, quindi non posso chiaramente analizzare e dire esattamente come sono le cose, però da fuori sembra che comunque Spalletti abbia portato un senso di squadra notevole, importante, ha fatto l'esempio di Salah, se non sbaglio, evidenziandolo anche col video. Questo è una componente troppo importante che una squadra deve, e quella che deve avere anche una squadra. Ecco, tra le varie componenti che lei analizza durante la settimana per fare le scelte, quanto è importante anche l'umore, o comunque quella che può essere diciamo la volontà, insomma l'aspetto psicologico, perché io penso alla partita dell'altra con la Virtus Castelfranco e sembrava quasi un inverno, Gobardi si faceva male e infatti adesso magari c'è andato lo spirito di rivalsa, Guazzo veniva espulso e adesso è un po' ai margini di quelle che sono le scelte, cioè quant'è anche importante l'umore appunto e l'aspetto psicologico che vedi durante la settimana per scegliere un po' quei giocatori? È importante anche quello, ma sono tutte componenti importanti, ripeto, questi parametri che vado a vedere sono importanti, come ripeto, gli impegni che ci mettono in campo, la forma che hanno, le condizioni atletiche, se ripeto, giocano con la squadra e per la squadra, guardo tutto, non è che non guardo queste cose, guardo anche l'aspetto della loro determinazione, della loro anche serenità nell'affrontare quelle che sono gli allenamenti, quelli che sono poi, ripeto, è un parametro troppo importante quello di pensare, una cosa importante quello che ho detto adesso è proprio il pensare per la squadra, questa è una cosa che sottolineo. Buongiorno, si parla di squadra, si parla di identità, di gruppo, a me viene in mente un giocatore come Longobardi, no? Ormai è passato un girone,
un girone interno, lui come sta, se lo vede pronto dal primo minuto e se lui può essere, diciamo, l'attaccante o l'uomo che riesce magari ad avere quel cinismo, a concretizzare e anche a far giocare magari meglio la squadra. E ma siamo nella fase offensiva. Ma Cristian è un ragazzo che ha avuto una forza di volontà enorme nel voler tornare a giocare dopo l'infortunio che ha avuto. E quindi io penso che sia una base importante la volontà e la determinazione con cui si è riproposto. Poi è un altro ragazzo che lui, ecco, lui tiene bene in mente il senso della di squadra, il senso di appartenenza, il senso di sacrificio, a volte mette da parte un po' quelle che sono le sue esigenze personali, proprio perché le mette a disposizione. Questo l'ha sempre fatto e l'ho visto anche negli anni dietro attraverso i video che ho visto per conoscerlo, perché lo conoscevo. Quindi questa è una componente importante, ecco. Chris può essere importante anche per... No, non è soltanto Chris, perché ci sono tanti altri giocatori come Guazzo, come Mosetti, come Melandri, che sono attaccanti che possono essere le prime punte, ecco, per dire. È pronto quindi per giocare dal primo minuto? Ah, lui si è preparato per giocare anche come si è preparato le altre volte. Potrebbe giocare dall'inizio. Una percentuale non... Non so che non la fa mai, però. La centrale non te la dico. No, potrebbe giocare. Ricollegandomi alla domanda, la sensazione è che Longobardi possa giocare magari con un sistema di gioco piuttosto che un altro, mi spiego. Il 4-2-3-1 iniziale in cui giocava, lui portava molto sulla squadra. Dove è da solo, non magari dove è affiancato un altro punto. Ho sostenuto dai tre mezzi punti, non so, chiamare con tu. Sei d'accordo che anche la scelta del sistema di gioco possa anche condizionare la scelta di uomini? È chiaro che il mio compito è anche di mettere in condizione i giocatori per le proprie caratteristiche, adattandole a. Cioè mettendoli in condizioni migliori di poter esprimere la qualità attraverso il modulo anche. La Cris può giocare sia come unica punta che come affiancato un altro, quindi non vedo queste grosse difficoltà nel modulo e nell'interpretazione, poi che viene chiaramente, che non mi posso chiedere di fare esterno, perché ho l'interno di centrocampo, perché chiaramente lo metterei nelle condizioni giuste per... Però Cris è un ragazzo comunque che ha fatto capire che attraverso il suo spirito di sacrificio per mettersi a disposizione della squadra ha fatto delle qualità enormi di anche leader di nuova squadra, di trascinatore. A proposito di ruoli, ci ha pensato un attimo per questa settimana almeno di riportare Corapi sulla mediana, facendolo agire dove l'avevamo visto noi dall'inizio e non da trequartista? Ma c'è anche la possibilità di giocare lì, sì, perché non l'ho pensato. Ma per le caratteristiche che ha, io penso che Ciccio è un generoso, è uno deve imparare di più a giocare a con dei tempi di gioco, perché lui ha la caratteristica di toccare più volte la palla, è una sua caratteristica. Giocare in mezzo al campo in alcuni momenti può fare per poi perdere dei tempi di gioco. Fermo restando che lo può fare, non è che lo può fare, che deve magari in alcuni momenti deve essere bravo a velocizzare più azioni, deve essere più bravo a giocare a due tocchi, anche un tocco, perché sono quelli che poi permettono alla squadra in manovra di velocizzare l'azione, di dare l'opportunità alle difese delle squadre degli avversari di non chiudersi e di non trovarsi poi di fronte a un muro. Ecco. Per questo io ritengo che Ciccio abbia più qualità più davanti che non al centrocampo. Ripeto, lo può fare, è chiaro che deve imparare a giocare più velocemente la palla per non permettere, cioè per permettere alla squadra avversaria di non mettersi subito a posto o di aprire dei varchi che ti permettono poi di sfruttare le qualità dei singoli giocatori. Glielo chiedevo perché nella mia testa, così nell'abbozzo della probabile formazione che facciamo di solito al sabato,
Io forse avevo messo l'aurea, però non mi tornava il computo. Fabio sta bene, Fabio sta facendo bene, potrebbe anche, cioè, ripeto, ho diverse soluzioni davanti, che mi mancano. L'analisi la faccio stasera. Sì, sì. Paradossalmente questa abbondanza, tu dici, mi piace che siamo messo in difficoltà, ma questa abbondanza potrebbe mettere un po' in difficoltà il giocatore. Le difficoltà dei giocatori, è chiaro che se uno non gioca, sa, l'abbia ci rimane male, quindi penso che sia giusto che abbia questa amarezza, questa scontentezza. Ma quello che chiedo a loro è di trasformare questa scontentezza e questa amarezza nell'impegno attraverso gli eventi, ma soprattutto di essere pronti, perché io ho sempre detto loro che, siccome vengo da esperienze dirette, personali, dove in qualsiasi momento può essere chiamato in causa, che questa amarezza, questa delusione, questa incazzatura, tra virgolette, scusate il termine, possa essere trasformata nel momento in cui viene chiamato a dare una risposta, perché soltanto quello sul campo la risposta è importante, non è attraverso la scontentezza, l'amarezza, ma anche una manifestazione anche diretta, che io accetto magari la scontentezza diretta, nel senso che l'opinione del calciatore che dice a me non sta bene, te la ci può stare. Però la risposta migliore che posso darmi è attraverso quello che mettono in campo, se vengono chiamati in causa, o attraverso l'impegno che soprattutto mi mettono nella mente per far sì che io possa cambiare idea. Ultimissima. Mi sollevo un domanda prima su Corati. Per quanto riguarda quindi quella che era la velocità di manovra, quindi giocare un tocco o due tocchi, secondo la sua valutazione, è preferibile Mudieta più che Corabi. Questa è un'altra caratteristica che ho visto domenica in alcuni momenti. Devo dire che qui si è stato bravo nel realizzare le azioni dove ha permesso, non so, un'azione dove, non sbaglio, Mazzocchi si è messo nell'uno contro uno, poi è tirato in porta, se non sbaglio, che ho fatto la parata di Dior, quella parata del portiere del Montigio. Quindi queste qualità qui se le ha. E sono convinto che anche Ciccio le possa avere. Chiaro che nulla esclude il fatto che Ciccio possa tornare a giocare il campo, però quello che chiedo a lui, che chiedo, è proprio il fatto di se più velocizza l'azione. Chiaramente ci sono momenti in cui dovete farla, saper leggere questa situazione, in momenti in cui invece deve cercare di giocare due tutti, proprio per permettere ai compagni di sfruttare quelle che possono essere le qualità, le proprie qualità, come per esempio che ha fatto di diventare il trovato un pallone di prima su Mazzocchi, che poi ha sfruttato la sua qualità dove è riuscita del tiro. Domande? Ok, grazie a tutti. Buonasera a tutti.